contadena la sbaraia. Lavora contadena la sbaraia. Lavora contadena la sbaraia. Padrone grene conta della paia. Lavora contadena la sicura. Lavora contadena la sicura. Lavora contadena la sicura. Padrone grene conta della pola. La palacca vedagne zappa bene. La palacca vedagne zappa bene. La palacca vedagne zappa bene. Che l'occio del parole qua che viene. La palacca vedagne zappa pure. La palacca vedagne zappa pure. La stalla è diventata oggi il cuore della cascina padana. Anche se è rimasta la vecchia stalla. Anche se i sistemi di mungitura non sono sempre gli stessi dovunque. Il lavoro agricolo è oggi quasi interamente subordinato alla stalla nella cascina. L'aia è al centro della corte nella cascina e ne governa la struttura, perché l'aia è sempre orientata a mezzogiorno, ma non ne è più la piattaforma produttiva. Attorno alla grande corte, regolare di forma, spazio chiuso o aperto per certi lati, sono disposti gli edifici che costituiscono il complesso della cascina. Le loro ombre non devono mai raggiungere l'aia. La corte è la forma tradizionale di insediamento nella Bassa Padana, dove la dimora umana, attorno all'aia isolata, sorge già adattata alle necessità produttive di una millenaria pratica agricola. Nella cascina abitarono diverse classi di lavoratori, artigiani, precentati, obbligati, salariati fissi, disobbligati, avventizi. Con loro il padrone del fondo o il fittabile, in una dimora più ricca e comoda. La cascina racchiude un sistema di classi compiuto e gerarchico. Caratteristica del cremonese, ma non soltanto, nella Bassa Padana, è l'entrata a Colombaia. Una grossa torre nella quale s'apre l'arco d'ingresso. Ora che i colombi sono volati via, la torre richiama ancor più nettamente quella che è stata forse la sua funzione antica di osservatorio e di difesa. La stalla è dunque il cuore ormai della cascina. Un'officina puntuale che funziona per l'industria. La negazione dell'autosufficienza della cascina. Ma la stalla è stata un'accademia contadina, di sera e di notte, d'inverno a veglia. Un'accademia di favole, di rievocazioni dei tempi delle guerre, dell'emigrazione, di imprese amorose, di quando ci si trovava insieme nel lavoro uomini e donne, uniti nei cori e nei canti di protesta e di rivendicazioni. La cascina è una periferia immediata del nord industriale, a cavallo del Po.
Spesso bastano tre cascine, tre grandi proprietà a comporre un paese. E una di esse è magari quanto rimane di un antico monumentale convento ridotto a cascina dalle riforme. Il paese, quindi, è a volte un aggregato di corti. Una coltura saggia su un terreno fertile, è stato scritto, sosteneva una popolazione che si mostrò industriosa quanto poté permetterle la violenza dei tempi. Ma ne sono passati degli anni da allora e dalle cascine e dai paesi la gente è venuta via, cacciata dalle crisi, espulsa da precisi orientamenti produttivi. Operai della terra ieri, qui a difendere il diritto alle 8 ore di lavoro. Contadini oggi, nell'industria e nei cantieri, a praticarne molte di più per una conquista diversa. Il conflitto di classe è sempre stato fortissimo nella Bassa Padana. La zona cascina è un arsenale di esperienze sociali. 1882, il primo sciopero. Dice una cronaca dell'epoca. Un fatto nuovo e della più grande importanza accadde quest'anno nel nostro circondario. Lo sciopero dei nostri contadini. Incominciarono dapprima nel territorio di Pieve Dolmi. Gli scioperi, come era da attendersi, rapidamente si propagarono da Pieve Dolmi a pressoché tutti gli altri comuni del circondario, presentando quasi dovunque gli stessi incidenti, lo stesso procedere e il medesimo scioglimento. Gli scioperanti appartenevano tutti alla classe dei contadini obbligati, come quella che sola col fatto dello sciopero poteva arrecare un danno al padrone e sperare nello stesso tempo un miglioramento nelle sue condizioni. Il tema dei loro discorsi era il confronto fra le loro condizioni e quelle dei loro padroni. Essi laceri, scalzi, senza medicotto, senza vino e oltre a ciò pieni di debiti, i loro padroni pieni di ogni grazia di Dio, che prendono sempre nuove affittanze, che hanno ingenti somme alla banca. ...1887, la prima associazione cooperativa. Ricorriamo ancora ad una cronaca del tempo. Fu la sera dell'11 novembre scorso che la società si dichiarò costituita e strinse i patti col proprietario in assemblea plenaria tenuta nella stalla, presenti le donne. Il proprietario è Giuseppe Mori, già deputato di Estrema, coadiuvato da Giovanni Rossi, anarchico, e da Leone da Bissolati. La cascina si chiama Cittadella, nel comune di Stagno Lombardo. Il suo podere è di circa ettari 114. Prima d'ora il Mori condusse il fondo direttamente, meritandosi l'elogio di un uomo di cuore da quanti visitavano le case coloniche da lui costrutte e prendevano notizia del modo eccezionalmente umano ond'ei curava e retribuiva i suoi contadini. Un giorno li convocò e propose di dar loro direttamente tutto il suo terreno ad affitto, purché si costituissero in associazione, intesa appunto a tale scopo. Dice lo statuto. L'Associazione Agricola Cooperativa di Cittadella, come è una società per la comunione degli interessi, così è una grande e libera famiglia per la comunione degli affetti. L'Italia le manada, sartori le dutur, per fa guarire l'Italia, per fa guarire l'Italia. Proletariato. Ma la cascina è stata anche una prigione per un arco che arriva fino a noi alle lotte condotte sulla difensiva del 48, del 49, del 50. È qui che ci si è battuti per le chiavi,
per il diritto di uscire alla sera dopo il lavoro dalla cascina. Per altri sentieri e poi lungo strade maestre, la gente se n'è venuta via, preceduta dalle prime avanguardie espulse dopo l'esito sfortunato di quelle lotte sociali. La cascina si è svuotata. Vuote le botteghe, le dimore. E sui divieti ci cresce la polvere. Avrebbe potuto essere diverso. Ma la questione della grande proprietà padana non è risolta e non è dipeso soltanto dai contadini nella cascina. Una risposta ci sarà. Così, la cascina è oggi piuttosto un'appendice del mercato, dopo che sono cadute le ambizioni autarchiche della proprietà e dopo che sono andate deluse le prospettive contadine dell'azienda in cooperativa. E il mercato ha le sue leggi, che dominano il resto. Anche se il rituale a tre, chi acquista, chi vende e il mediatore, è vecchio e si svolge sempre allo stesso modo. Addio rimpianti e romanticismo agrario, di fronte alla cultura industriale dei boschi di pioppi, materia destinata alle cartiere, lì a dimostrare quanto tuttora sia attuale la tendenza della proprietà a seguire non soltanto le leggi, ma le occasioni del mercato, per le quali l'uomo deperisce ancora oggi in Lombardia e altrove. Ma qui, uno spirito sempre ribelle, e situazioni, luoghi, esperienze, uomini e donne, possono di nuovo, anche oggi, creare un mondo abitabile, come collaboratori coscienti della storia. E se la strada gridava i scioperanti, non più vogliando voi restare scottati, siamo liberi, siamo forti, siamo tanti,